c'era un po' di nervosismo normale, perché non penso che solo uno dei giocatori nostri aveva giocato altre finali di Coppa Italia, quindi era la prima volta anche per gli altri sei, quindi non è una cosa importante. Era una cosa molto importante per tutti, quindi ci stava il nervosismo, ma siamo stati bravi a comunque portare avanti e vincere il primo set, il secondo e poi il terzo, penso che si sia vista la nostra miglior paravolo. E quanto è mancato il pubblico in quell'ultimo punto di Cargioli al terzo set? Il pubblico ci manca un sacco, ma non solo in quest'ultimo punto, sino in tutta la stagione, perché è come se fosse un giocatore in più, quindi ci sta mancando, ma comunque noi stiamo essendo bravi a continuare, a giocare, anche nei momenti difficili ci uniamo e niente, anche giochiamo per loro che sono a casa, che ci guardano e sappiamo che ci seguono, quindi niente, li ringraziamo tanto e speriamo di vederli presto, però niente, siamo molto contenti. Quindi, questa coppa è solo l'inizio? Speriamo che sia solo l'inizio, perché sì, questo secondo me era il primo obiettivo, per dire il primo obiettivo, perché comunque noi la verità che abbiamo iniziato non è che abbiamo messo chissà che obiettivo. Noi abbiamo detto di costruire una squadra che può giocarsela con tutti, quindi penso che siamo in un buon percorso e speriamo di arrivare fino in fondo. Grazie mille. Grazie a te. Juan, che cosa ci metti dentro questa coppa? Ci ho messo tanto. Come l'ha detto la tua collega, da tanti anni che lavoro e faccio sacrifici, stare lontano da casa tanti anni, quindi me la meritavo in un certo modo. Penso che tutti i giocatori vogliono arrivare a questo tipo di partite. Io ho avuto la fortuna di arrivare e per fortuna anche di portarmi la vittoria a casa. Che effetto ha fatto giocarla comunque qui al Palapozzoni, che è praticamente la casa di Agnelli DPS? Giocare qui in casa sicuramente è stato un piccolo vantaggio, perché noi come ci alleniamo qui dal 4 agosto, quindi conosciamo bene il nostro campo, penso che qui battiamo molto bene, che è un'arma molto importante per la nostra squadra, quindi sicuramente giocare qui è stato un piccolo vantaggio che ha fatto il suo, sicuramente. Grazie Juan e complimenti per la vittoria. Grazie a te e complimenti a tutti, che tutti siamo parte di questa vittoria.